La Fermana si aggiudica lo scontro diretto con l'Avezzano e vola in classifica a quota 33, allontanandosi sempre più dalla zona calda. I play-out ora infatti distano 6 punti ed avvicinandosi alla zona play-off, che ora è a sole 3 lunghezze, anche se nello spogliatoio canarino regna la prudenza e si pensa ad una partita alla volta. I gialloblu nelle ultime 7 partite accumulano 16 punti, un rollino di marcia da primissime posizioni, a testimonianza che il restyling della rosa operato a dicembre finora sta dando i suoi frutti. Delude l'Avezzano, che affermo cercava il riscatto dopo la sanguinosa sconfitta di 7 giorni fa con il Castelfidardo. Riscatto che non è avvenuto. La squadra incassa la seconda sconfitta consecutiva e i tifosi abruzzesi a fine partita contestano società, squadra e mister. L'Avezzano con la sconfitta di oggi conferma le difficoltà fuori dalle mura amiche, dove la squadra di Lucarelli ha raccolto solo 8 punti in 12 partite. La classifica vede l'Avezzano ora con un solo punto di vantaggio sulla zona dei play-out. Prima dell'inizio della gara è stato rinnovato il gemellaggio tra le due tifoserie, un connubio che dura da più di un ventennio. La Fermana si presenta all'appuntamento priva di Senè e Omiccioli infortunati, oltre che di Comotto squalificato, mentre l'Avezzano è priva dell'under Pollino, anche lui per squalifica. Andiamo alla cronaca. Al quarto minuto, punizione di Bisegna sulla tre quarti campo, pallone che taglia pericolosamente l'area di rigore, tocca di testa un giocatore della Fermana e la palla sfila in corner. Al 18° minuto, Censori cross in area, Carreri devia il pallone, secondo Censori con un braccio, ma l'arbitro fa proseguire. Al 20° minuto, vantaggio della Fermana, gol con Cremona. Cross dal fondo campo di Iotti, Cremona è il più lesto di tutti a ribattere in rete dalla brevissima distanza. Quarto centro in campionato per l'attaccante della Fermana. Al 24° minuto, Bisegna su punizione appoggia la sua terra a Moro, il cui diagonale viene neutralizzato da Olzac. Al 25° combinazione Bisegna di Genova-Censori, conclusioni fuori area di quest'ultimo, Olzac vola e sventa in corner. Sugli sviluppi del tiro della bandierina, rovesciata di Aleppo e la palla viene ancora deviata in corner. Sul secondo consecutivo tiro dalla bandierina, Menna riceve palla al centro dell'area di rigore, ma il suo sinistro viene ancora deviato in calcio d'angolo. Al 31° minuto Degano su calcio piazzato non inquadra la porta. Al 35° lo stesso Degano su punizione centra la barriera. La palla finisce a Iotti, che in diagonale impegna il portiere ospite, costretto a respingere in corner. Sulla successiva azione dalla bandierina, Bossa svetta di testa in aria, ma Cicciotti si fa trovare pronto e blocca. Al 39° Censori ci prova da fuori aria, ma il suo sinistro è impreciso. Al 42° Ndiaye mette in mezzo per Puglia, che non controlla bene. Palla che arriva a Di Genova, il cui tiro viene deviato in corner. Al 44° Avezzano pericoloso con Bisegna, che da fondo campo mette in area un pallone morbido per Moro, ma Carrieri di testa lo anticipa. Al 45° Molinari conquista palla sin volo in porta, Bisegna lo ferma fallosamente e viene ammonito. Punizione da posizione interessante che l'arbitro Colombo decide di non far battere, mandando anzitempo le squadre negli spogliatoi. Passiamo al secondo tempo. Al primo minuto azione solitaria di Iotti che si accentra e di sinistro tira da fuori aria. Conclusione debole che non impensierisce Cicciotti. Al 9° minuto occasione nitida per la Fermana. Molinari tira ma Cicciotti respinge. Palla a passa l'acqua che sbaglia il tapin. Ancora Molinari ci prova ma ancora il portiere ospite si fa trovare pronto. Nell'occasione si infortuna Molinari che viene sostituito da Peronullo. Al 10° minuto Di Genova entra pericolosamente in area, ma Bossa lo ferma. All'11° Puglia imbecca Moro che stoppa, ma viene fermato per offside. Al 15° Bisegna di sinistro a giro mira il secondo palo e impegna Olzac che respinge di pugno. Al 16° minuto Iotti da centrocampo pesca Degano che stoppa di petto ed entrando in area di rigore viene atterrato da Menna, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 17° minuto lo specialista Bisegna non c'entra lo specchio della porta su un calcio piazzato da posizione per lui invitante. Al 26° minuto raddoppia la Fermana. Peronullo appoggia a Cremona che di sinistro mette all'incrocio dei pali. Al 32° minuto Cremona esce tra gli applausi, al suo posto entra Cossu. Al 45° minuto Di Genova cerca Bisegna, provvidenziale anticipo di Gregonelli.
Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.